Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, il video del weekend, e facciamo un video, un po' di recap, un po' di una situazione particolare, cioè degli holders che hanno seguito alcune delle indicazioni che sto dando sul canale YouTube dall'inizio di questa cavalcata dei mercati delle cripto, dall'inizio della fase rialzista di Bitcoin. Se vi ricordate, più o meno mi pare il primo ingresso intorno ad aprile, quindi dopo il breakout dei 4.400 dollari. Andiamo ad analizzare le posizioni che avevamo indicato in un famoso video, anche se eravate rimasti fuori, quindi ci siamo rimasti fuori dal mercato di Bitcoin, dove conviene rientrare, dove era giusto entrare. Avevamo indicato una serie di livelli. Andiamo a guardare come stanno andando quelle posizioni, che poi sono posizioni da holders, quindi di lungo periodo, diciamo non proprio holding nel senso lato del termine, ma holding in versione da investitore, quindi diciamo sempre un po' con l'occhio al trend. Andiamo a guardare queste posizioni come stanno andando, perché? Perché ci interessa una cosa che poi interesserà a tutti quanti voi: dove andiamo a mettere i nuovi stop loss, perché ogni tot settimane, mi pare l'ultimo 3 settimane fa, abbiamo aggiornato questo grafico. Vi ho fatto vedere dove era da posizionare il primo stop loss sui livelli di ingresso che erano stati effettuati. Andiamo a vedere se lo stop loss è stato preso in questa fase correttiva. Andiamo a fare un'analisi su questo grafico solo da un punto di vista di analisi tecnica. Vediamo dove è giusto tenere lo stop e un po' di prospettiva per quello che potremmo attenderci nelle prossime settimane. Prima di andare, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, ma ora passiamo sul grafico perché ho da darvi una notizia estremamente importante e che farà piacere a moltissimi di voi, quindi spostiamoci sul grafico. Ed eccoci sul grafico, ma non abbiamo di fronte il nostro solito grafico perché lo vedremo tra pochissimi minuti. Andiamo a vedere invece questa pagina di XTB, che è il broker CFD, che si occupa un po' di una serie di prodotti, quindi di fare trading su alcuni mercati finanziari, tra cui anche quelli delle criptovalute. Cosa hanno fatto? Mi hanno chiamato una settimana fa, tra l'altro stavo in ferie, stavo a Gallipoli. Mi hanno chiamato una settimana fa per dirmi se volevo partecipare alla loro masterclass, la masterclass estiva del 29 luglio, che lunedì prossimo, ragazzi, quindi non questo che viene, l'altro ancora. Sono stato molto contento di questa telefonata perché mi fa molto piacere mettere a disposizione la mia formazione personale e quello che è la mia cultura finanziaria personale, e metterla a disposizione anche per tantissimi utenti che magari sono all'inizio soprattutto e vogliono capire un po' di più, approfondire, aprire la mente, come dico sempre, open your mind su questo tipo di mercato. Mercato del trading, attività di trading. Guardate qui questa masterclass che faremo il 29, inizierà proprio alle ore 17 con il mio intervento, ragazzi. Ci saranno 4 esperti nazionali, che adesso li vediamo, soprattutto siamo tutti YouTubers, e parleremo un po' di strategie, parleremo un po' focalizzandoci sempre sul mercato delle criptovalute, quello che farò anche io, ragazzi. Questo è il mio intervento dalle 17 alle 18 del 29 di luglio, quindi come vedete qui, primo intervento. Di cosa parleremo? Di cosa ci sta dicendo il mercato? Quali sono i segnali che il mercato ci sta dando in queste giornate, per poi indicarci una cosa che potrebbe interessare a tantissimi di voi: dove saremo a fine anno 2019. Faremo un po' di speculazione finanziaria, quindi un po' di speculazione sia da un punto di vista di analisi tecnica, sia di previsione. Voi sapete che non faccio molto spesso i video di previsione, perché essendo un trader di quelli veri, insomma di quello che fa trading sui mercati, ragazzi, mi è tantissimo utile fare previsioni di lungo periodo. Ma da qui a fine anno in realtà sono solo 6 mesi, quindi tutto sommato potremmo già iniziare ad avere una view ampia, ed è quello che faremo nella masterclass di XTB il 29 luglio. Come partecipare a questa masterclass? Vi lascio il link in descrizione, quindi andate nella descrizione del video, cliccate sul link e iscrivetevi per poter assistere, diciamo, al mio intervento, ma anche a quello degli altri colleghi YouTubers. Ci sarà Marco Cavicchioli, che diciamo, abbiamo avuto il piacere di conoscerci anche qualche tempo fa,
Sonny Foschino con la sua Elysium School, poi ci sarà anche Filippo Anceloni, con il quale abbiamo fatto anche la intervista live su YouTube. Tra l'altro penso che con Filippo faremo anche qualcosa tra poco anche sul canale Trading On. Allora ragazzi, 29 di luglio iniziamo alle ore 17 incollati allo schermo con il mio intervento alla masterclass di trading di XTB. Bene, ci siamo spostati sul grafico, quello che ci interessa andare a guardare oggi è questo grafico qui. Questo è un grafico di Bitstamp, non è il classico grafico di Bitfinex. Qual è questo grafico? Questo è il grafico che stiamo seguendo, ragazzi, da quando vi ho indicato tutti i livelli di ingresso che secondo me erano utili per cavalcare questo trend di Bitcoin e posizionarsi, se ancora non l'avevate fatto, come holders sul mercato, sempre dal punto di vista da traders, dico io, ragazzi, lo specifico, cioè non l'holders che compra, mette, chiude, diciamo, mette in off il grafico e poi lo riguarda fra 5 anni, non quel tipo di holder, ma l'holder che fa un investimento oculato, preciso, ma non chiude le posizioni al minimo ritracciamento. Ecco, questo è quello che intendo, sempre da un punto di vista di investitore, ragazzi, ok? Di trader professionista. Allora, andiamo intanto a guardare tutte le posizioni. Vi ho un pochettino modificato la grafica perché era confusionaria quella lì, quindi mi serviva, diciamo, snellire un po' il tutto. Qui avete tutti i livelli di ingresso, il primo 4,5, il secondo a 6.000, poi il terzo ingresso a 71, quindi 7.150, e poi il quarto a 8.006. E se vi ricordate, lo dico praticamente sempre, non avevo fatto l'ingresso a 9.002 perché lo ritenevo estremamente rischioso, quindi questo era stato il mio ultimo ingresso a 8.006, tra le altre cose anche un ingresso piccolo, perché diciamo il livello di scaglioni, ragazzi, di quantità investita, ma questo chi fa position sizing e position management a livello di trading sa bene che soprattutto il grosso avviene in questi due punti nel centrale. In questo caso specifico, ma è stata una eccezione, ragazzi, ho investito un po' di più al breakout dei 4,5, ma insomma mi sono assunto un po' più rischio tutto qui, però il prezzo medio si aggira sempre qui, ragazzi, fra i 5.500 e i 6.500, quindi in questo range di prezzo, perché il grosso della fetta di Bitcoin acquistati avviene sempre nelle parti centrali, quelle meno rischiose. Andiamo a vedere però, perché è quello che ci interessa, se un holder ha fatto questo tipo di operatività con questo ribasso che c'è stato, questa fase di ritracciamento che poi, se seguite i miei video, una chiusura ciclica di agosto, quella del mensile di agosto che dovrebbe avvenire da qui a 10 giorni, ragazzi, non si sa tra le altre cose se ha fatto una close anticipata negli ultimi 2 giorni, al momento non ci sono segnali, ma lo rivedremo lunedì questo, quindi ricordatevi sempre il video del lunedì, che è quello importantissimo, analisi tecnica e ciclica. Ma se io sono posizionato, allora cosa dovevo fare? Vi avevo indicato due livelli di stop, uno era a 9.002, ragazzi, l'altro a 7.002. Allora, 7.002 non è stato minimamente avvicinato, 9.002 sì, però non siamo usciti. Perché, ragazzi? Perché non ci ha chiuso sotto. Ok, quindi non ha fatto il breakout dei 9.200 dollari, l'ha toccato, è arrivato qui nella giornata dell'altro ieri a un minimo di 9.000, ma poi ha chiuso a 9.700, anche qui è arrivato sotto, diciamo, mi pare un minimo di 9.300, ma ha chiuso ovviamente a 9.400, quindi non ha mai fatto una close daily al di sotto di questo nostro livello di stop, per cui tutte le posizioni sono ancora in essere. Cosa si potrebbe fare in questa fase per un holder? Si potrebbe giocare, ragazzi, con un pezzettino del proprio, della propria esposizione, che è quella magari di un 20-25%, e andare a cercare di limitare un eventuale ritracciamento eccessivo del mercato, perché se questa fase ciclica non è terminata, e al momento non ci sono indicazioni che il mercato ci ha dato sul fatto che possa essere terminata questa fase ciclica, allora potremmo tranquillamente assistere, per esempio, ad una ripresa di questa fase
appunto fino alla close ciclica, che poi mi vada magari ad andare sugli 8005, che è un livello di supporto abbastanza rilevante. Se vi ricordate il video di lunedì, vi ho elencato una serie di ipotesi, tra cui c'era questa fase di troncamento, ma anche la possibilità di andare ancora giù. Al momento il mercato non abbandona la fase di ribasso, non c'è un segnale, ragazzi, nonostante la ripresa di 2 giorni fa, di un cambiamento di ribasso, perché non siamo saliti sopra un primo livello che doveva essere 11.100. Chi è nell'Academy sa quello di cui sto parlando, ne abbiamo parlato ieri tutto il pomeriggio in pratica, e quindi il mercato in sostanza, ragazzi, non ha cambiato niente, ha solo rimbalzato in questi 2 giorni, ma vedremo, vedremo, perché nulla è perduto. Vedremo un attimo da domani, perché già da oggi pomeriggio potrebbe dare dei segnali importanti se questa fase appartiene al precedente ciclo di questi sto bene. Ma allora, dove posizioniamo questi stop? Allora, il primo rimane sempre 9.2, ragazzi. C'è anche da dire che qualcuno di voi potrebbe effettivamente prendere un take profit. Ho detto la parola take profit, io non lo uso mai. Dove? Qui, ragazzi, ok? O qui, in questo momento, ma poi deve fare una cosa, quindi poi si trasforma in un holder che diventa una specie di trader di breve, oppure addirittura qui, se il mercato ci arriva. Però, ragazzi, allora, perché vi dico questo? Allora, se fate questo tipo di logica, dovete avere i nervi saldi per rientrare appena il mercato dà un segnale di forza. Quindi questo è importante, dovete tenerlo a mente, altrimenti state fermi, lasciate solo lo stop loss 9.2 di una parte, ovviamente, non di tutto l'investimento, ragazzi. Questi sono stop loss di piccoli pezzi. Siamo entrati in 4 livelli, usciremo almeno in 3 livelli, quindi questo assolutamente da ricordare. C'è poi stata questa media mobile a 50 periodi, ma è normale che giri intorno. Questa fase di ribasso è giusta e corretta anche da un punto di vista di analisi del trend, ragazzi, che oggettivamente assume questo andamento, vedete, è anormale, diciamo, è una retta di regressione intorno al quale il mercato gira. Qui eravamo in un eccesso. Potrebbe tranquillamente arrivare anche qui, ragazzi, il mercato, vedete, e non cambia il trend di medio-lungo periodo, resta comunque rialzista, per quanto magari si va addirittura a 7.000 e qualcosa. Quindi è importante capire che gli holder in questa fase stanno soffrendo, perché è normale che sia così, perché l'holder non ha una view breve periodo, non ha una view di pochi mesi, ma di anni, ragazzi, e quindi è giusto anche in questa fase, insomma, assistere a questi determinati ritracciamenti. L'obiettivo non è quello di uscire sui massimi, e questo io ve lo ricordo sempre, perché non è possibile. Quindi chi di voi ha la malattia, tra virgolette, di tentare di uscire sempre sui massimi e ha paura di perdere il massimo, il mercato ritraccia, va in panico, ha un problema emotivo nel trading. Formarsi, come ho detto nel video precedente, e ridurre l'esposizione, altrimenti, ragazzi, sbagliate. Quindi state sui canali Telegram, io dico un sacco di cose online, c'è l'Academy per chi di voi volesse approfondire in maniera estremamente professionale, ci sono i corsi di formazione, ci sono i libri che potete leggere, ma ricordatevi che sui massimi non si vende mai, così come non si compra mai sui minimi, a meno che non siate fortunati. Meglio un gratta e vinci. Ok, ci siamo detti tutto per quanto riguarda oggi, ragazzi. Stop a 9.2 per chi di voi dovesse essere ancora, diciamo, legato a questa struttura con una piccola parte, ma attenzione, perché fra qualche giorno potrebbe esserci la ripartenza ciclica, quindi poi dobbiamo rientrare casomai avvenga questa ipotesi. Se avverrà questa ipotesi, noi la vaglieremo e comunque rivedremo questo grafico il prima possibile, diciamo, poi andremo con calma a capirlo. Altrimenti, se tutto fila liscio come siamo in questo momento, tutte e 4 le nostre posizioni sono rimaste lì dove erano, perché semplicemente abbiamo corretto, abbiamo fatto uno posizionamento dello stop loss in maniera corretta. Se ci saranno dei nuovi cicli, quindi delle nuove riprese del mercato di Bitcoin, andremo poi a eventualmente aggiornare i nostri livelli di stop, ma lo vedremo più in là.
nel tempo. Bene, ci siamo detti tutti per oggi, è venerdì, quindi io vi lascio al vostro weekend, il weekend del mare, perché luglio ancora il tempo tiene, non in tutte le parti d'Italia, ma per chi è, diciamo, sulla costa dovrebbe tenere. E vi ricordo l'appuntamento il 29 luglio, quindi 29 luglio, fate break dovunque siate, perché lo seguiamo, diciamo, la masterclass di XTB, anche sotto l'ombrellone. Vabbè, scherzi a parte, ragazzi. Io vi auguro buon weekend, noi ci riaggiorniamo lunedì, perché lunedì avremo da fare delle importantissime analisi su questo ciclo, perché tra oggi pomeriggio, domani, ci deve dare qualche segnale importante. Ci rivediamo lunedì, ciao a tutti!